Ciao a tutti ragazzi. Per me oggi è un giorno incredibile. Non me lo sarei mai aspettato, anche se a inizio campionato siamo riusciti a creare una squadra fortissima. Riuscire a stare davanti tutto il campionato non è stato facile. Io penso che i ragazzi hanno dato il tutto, hanno dato il massimo. Sono riusciti a stare lì concentrati tutte le partite, una dopo l'altra. E credo che sia una cosa incredibile. Per me non è facile oggi parlare perché non so se lo sono sentito, se lo sentite dalla voce. Ancora non ho bevuto, però volevo dire grazie, grazie a tutti voi, grazie a tutti i giocatori che hanno dato il massimo, grazie a Massimo Gerometti, il nostro mister, che ha creduto in noi già da 2 anni. Io gli avevo fatto una richiesta di portarmi a vincere il campionato e lui l'ha mantenuta. E io sono incredibilmente onorato di averlo avuto come mister. Però devo dire che è una società, oltre ai giocatori che danno l'anima in campo, è formata da dirigenti, che tutti i giorni, tutti i martedì, i giovedì e i sabati e le domeniche danno l'anima per la squadra. E sono tutti qui presenti. Io vorrei fare un grosso applauso anche loro perché io senza di loro non sarei nessuno. Dopo tutto questo io ringrazio tutti, anche i tifosi, sono sempre stati numerosi in queste partite, tutti gli sponsor che ci hanno aiutato, perché senza di loro non è facile portare avanti una società sportiva, perché abbiamo tanti problemi, tante difficoltà, ma ce l'abbiamo fatta. Prendo un respiro perché devo dire una roba. Ibiza! Allora, il premio ve l'ho dichiarato a inizio stagione anche l'anno scorso e vi porto a Ibiza. Perché la parola mia si mantiene sempre. Matteo, vengo anch'io a Ibiza. O almeno ci provo. Però questa vittoria la devo dedicare a 2 persone. A 2 persone che oggi non ci sono più. 2 persone che sono state le fondatrici di questa società. E parlo di Marco Gaudenzi e Alberto Cecchi. Loro sono stati i primi a chiamarmi e a iniziare questo percorso di vita per me. Siamo partiti da niente e abbiamo portato il San Bartolo in prima categoria! Un presidente!